Ma una grande particolarità ed è per questo che ha fatto scalpore. Guido, racconta la copertina e poi successivamente le foto. Perché di quella foto? No, mi mette nei casini e poi tocca mettere un po'. Ma non è stata una scelta voluta. Semplicemente abbiamo pensato di non mettere in copertina l'artista o gli artisti, ma il pubblico. Perché in fondo il pubblico è stato un po' il protagonista di quella tournée. Anche di questo nel disco non c'è traccia, però chi ha visto qualcuno di quei concerti, in alcune città in particolare, si ricorda le urla, gli strepiti, le contestazioni, e quindi una colonna sonora che andava a integrare o a sovrapporsi alla musica. E quindi mi sembrò interessante mettere il pubblico, come mi sembrò opportuno per quel disco dal vivo chiedere alla casa discografica, la Ricordi, di realizzare una copertina apribile con un libretto, con delle foto. L'intenzione era di avere anche un viaggio, insomma, parallelo alla tournée, un reportage in bianco e nero. Franz diceva appunto che Fabrizio non volle farsi riprendere, però fotografarlo fu piuttosto semplice, un po' perché quella che voi vedete, che sembra un'estetica dell'abbandono da parte di Fabrizio, era dovuta più che altro al suo tasso etilico, che lo lasciava assolutamente preda, insomma, della macchina fotografica. Quindi questo desiderio di documentare quello che sarebbe successo fra appunto la più grande rock band italiana e il poeta, il cantautore. E una cosa, e poi passo ovviamente la parola a loro.